Giovanni Memovia, oggi parliamo di esame online orale, o meglio di come affrontarlo al meglio. Cioè, mai pensato che probabilmente tu sei più competente del professore quando vai all'esame orale, perché hai studiato molto più di lui in quel momento. Lui ha una conoscenza sommaria perché non ricorda la maggior parte delle cose che ci sono nel libro. E pensa che figata che sarebbe non avere mai più paura di un esame orale, online o in presenza, perché hai le strategie giuste per affrontarlo e per porti nella maniera migliore possibile e soprattutto per far vedere al professore, alla professoressa, che hai studiato veramente. Prima di continuare con questa puntata bellissima che ha all'interno delle grandi sorprese per te, iscriviti al canale così riceverai tutte le prossime puntate sul metodo di studio, il carisma e la resilienza. Quando gli esami orali sono in presenza, in qualche modo con la parlantina te la puoi cavare e avrai notato anche che la tensione che senti è leggermente inferiore. Invece, quando l'esame orale è online, devi avere un'attenzione costante a tutto un insieme di fattori e a questo si aggiunge un aumento dell'ansia, perché hai la sensazione che qualunque cosa tu dica viene scolpita nella roccia e in più hai il timore di farti sentire da tutte le persone che ci sono collegate e a questo si aggiunge ancora che probabilmente la sessione di esame orale viene registrata. Per non parlare poi di tutte quelle preoccupazioni aggiuntive tipo devo guardare la webcam, far vedere le mani, far vedere che non ho qualcosa nelle orecchie degli auricolari per i suggerimenti o che non guardo altrove, quindi devo tenere lo sguardo fisso e poi se si perde la connessione e mi fa un'altra domanda, insomma, è un martirio. Quindi andiamo a vedere delle cose che funzionano da subito e dei trucchetti che sono presi da quelle persone che del parlare di fronte a qualcuno, di fronte a una telecamera, di fronte a un pubblico, ne hanno fatto una professione. Gli esperti di public speaking. Il primo consiglio che ti do è di lavorare sul contatto oculare, è la cosa più importante del rapporto col professore e in generale del parlare in pubblico. Si tratta di allenarsi a guardare con una certa intensità un punto fisso e in questo caso potresti allenarti guardando la webcam o un punto sul muro, per poi essere pronta o pronto a parlare direttamente col professore guardandolo negli occhi. Da tutte le ricerche scientifiche è emerso che una persona che guarda negli occhi dà una sensazione di maggiore competenza e di maggiore autorevolezza. E quindi fissiamocelo bene in testa, il contatto oculare è fondamentale. Tenere gli occhi sulla persona con cui stai parlando. La seconda cosa su cui vogliamo porre un pochino di attenzione è la postura e i movimenti. Significa che dobbiamo stare attenti a come ci poniamo verso la persona, a quanto ci avviciniamo, ci allontaniamo. Gli esperti di public speaking parlano per questo di tenere le braccia in posizione aperta, il più possibile ampia, di gesticolare, ogni tanto mostrare i palmi, che dà senso di sincerità e di onestà, e soprattutto di tenere i polsi né troppo molli né troppo rigidi, quindi tenere una tensione muscolare che darà enfasi a quello che dirai al professore. Oltre al contatto oculare, la postura, i movimenti del corpo, delle braccia e delle mani, è sicuramente un'ottima idea quella di non partire a parlare senza riflettere prima sulla domanda che il professore ti ha appena fatto. Quindi aspetta un attimo, riorganizza le idee e poi inizia a parlare, ma con uno schema specifico che viene definito schema a piramide o talvolta a diamante. Lo schema a piramide è quello che permette di mettere le prime informazioni, quelle più importanti, subito dopo che il professore te le chiede, mentre le informazioni e i concetti relativamente importanti o meno importanti verranno dette dopo. Anche in questo caso il professore avrà la sensazione che stai rispondendo in maniera precisa e ragionata a tutto quello che ti sta chiedendo, ma in aggiunta avrà anche la sensazione che hai risposto esattamente a quello che ti ha chiesto, senza girarci intorno e senza parlare del più e del meno per
aspettare che ti tornino in mente le informazioni davvero fondamentali. Lo schema a piramide non ti fa concentrare su un dettaglio importante facendo finta di aver memorizzato tutto lo scibile umano del libro perché hai memorizzato appunto dei dettagli che nessun altro avrebbe memorizzato. Questo darebbe la sensazione al professore che hai appunto tralasciato le parti fondamentali, i concetti fondamentali e ti sei dedicata o dedicato esclusivamente ai dettagli. Lo schema a piramide invece ti permette di parlare di concetti importanti all'inizio e poi di seguire la naturale evoluzione che le idee e le informazioni e i concetti tengono all'interno del nostro cervello. Una informazione ramificata per cui dalla parte importante, il concetto importante, si passa poi a dei concetti e a delle informazioni a esso collegate e poi a dei concetti, a delle informazioni di dettaglio a essi collegati a loro volta. Il risultato di questa ramificazione, come avrai ben capito, ti permette di avere una competenza completa sia mentre studi e di porre al professore una competenza veramente approfondita che va dal generale al particolare e non perde niente. I tre punti che abbiamo visto finora non si allenano ovviamente all'esame, bisogna arrivarci preparati, quindi si allenano durante il periodo che precede l'esame e poi ti assicuro che ti serviranno per tutta la vita. In particolare il primo e il secondo punto vanno allenati come abbiamo appena detto, cioè respirando, sentendosi nel corpo e capendo quando si è molto rigidi e cercando di rilassarsi consapevolmente. Questa è un'abitudine che ti guiderà poi per tutte le settimane precedenti all'esame e quando arriverai all'esame sarai padrone del tuo corpo tanto che riuscirai a sentire quando si tende per una domanda difficile o perché hai paura di non ricordare o di prendere un brutto voto o perché hai la sensazione che tutti ti stiano guardando. E se sei in grado di sentire quando sei tesa o teso, sei anche in grado generalmente di rilassarti. Il terzo punto, allo stesso modo, si esercita nei giorni precedenti con le ripetizioni. Le ripetizioni non vanno fatte alla nausea, come sappiamo, ripetendo tutto dell'esame tutti i giorni, ma anche qui vanno fatte con la chiara struttura a piramide che ti permette di sviluppare una forte preparazione dell'argomento approfondita anche nelle settimane che precedono la prova. Non ti sto certo suggerendo di simulare le domande d'esame, non ti sto suggerendo di metterti sotto pressione, ti dico solo ripeti, non secondo le vecchie ricerche sull'apprendimento e sull'oblio, che sono delle ricerche molto meccaniche che ti dicevano di ripetere a giorni prestabiliti, un giorno, una settimana, un mese dopo aver studiato la prima volta. Piuttosto ripeti in maniera libera, seguendo sempre lo schema a piramide, non usare soprattutto delle agende che rendano questi metodi ancora più meccanici, ma registra solo quando senti, percepisci che stai per dimenticare un argomento che hai studiato qualche giorno fa e proprio mentre senti che stai per dimenticarlo, a quel punto provi a revisionarlo, a ripeterlo, a rivedere le cose che mancano e a perfezionare la tua preparazione, sempre seguendo lo schema piramide. Metti in pratica già da oggi le indicazioni che hai ricevuto in questa puntata, inizia appunto a praticarle in vista dei prossimi orali in webcam, in presenza. Ricorda i tre punti, il contatto oculare, la postura, i movimenti e la struttura delle ripetizioni a piramide. Scrivi qui sotto nei commenti cosa ne pensi, perché mi interessa particolarmente, perché questo argomento mi è molto caro e ci sentiamo nella prossima puntata.